praticamente ha cancellato ciò che forse di meno bene si era fatto in campionato, mister? Ma ha cancellato direi di no, perché sono due cose diverse, due squadre diverse, però di sicuro ritornare nel nostro stadio e fare una prestazione così dà comunque un senso di continuità a quello che si era fatto prima di andare a Castellammare, e quindi ci fa preparare al meglio, con convinzione, con autostima, quella che sarà la partita più importante domenica prossima. Oggi possiamo dire che è stata però anche un po' una sagra degli errori da ambo le parti, se vogliamo dire le occasioni sia per il Foggia ma anche per la Juve Stabia sono state frutto di errori delle squadre avversarie. Allora, fino al 2-0 forse no, perché fino al 2-0 siamo stati in partita, determinati, attenti, e probabilmente meritavamo quel risultato. Sopra dei due gol ci siamo rilassati, e probabilmente quando ti rilassi non ce n'è. Rischi poi di compromettere anche la prestazione, e così si stava quasi verificando. Poi siamo stati bravi ad andare sul 3-1, potevamo prendere altri due gol in maniera banale, uno su una palla giocata indietro che abbiamo concesso all'attaccante avversario, sicuramente potevamo fare altri gol, questo sì. Poi è diventata la solita partita del giovedì, quando giochi in famiglia, esatto, che c'è chi attacca contro la difesa, chi e viceversa, sempre questi cambi di fronte, non è stata più giocata a metà campo. Mister, possiamo dire che il Foggia ha creduto un po' di più nella Coppa Italia rispetto alla Juve Stabia, perché diciamo già dall'11 titolare c'erano un po' di titolari in più per il Foggia, poi nel secondo tempo comunque li ha messo in campo giocatori importanti come Letizia, con Angelo, credo anche per fargli ritrovare sempre il ritmo del campionato, no? Sì, allora diciamo che i cambi erano già programmati, noi oggi avevamo disponibili 20 giocatori, e quindi per la squalifica di Imperator, che non può giocare domenica, ho voluto farlo giocare, e poi chi ha giocato oggi, mi sembra che erano tre che hanno giocato domenica scorsa, per forza di cose, perché non arrivavamo a completare l'11. Ecco, adesso in vista di Monopoli, della gara con Monopoli in casa, questa vittoria dà un po' più di serenità? Credo di sì, anche perché forse finita in un altro modo non credo che ci sarebbe stata la maturità o la capacità di valutare un episodio, quello di domenica scorsa, distaccato da quello che poteva essere la partita di oggi. Quindi in un certo senso ritorniamo a fare quello che abbiamo fatto fino alla partita di Castellammare. Ultima domanda sul campionato, Lecce, Juve Stabia, Matera, secondo lei qual è il vero avversario del Foggia? Tutte, aggiungerei anche Cosenza, sicuramente sono squadre importanti, è chiaro che poi la continuità dei risultati farà sì che poi intorno a marzo, aprile si potrà incominciare a capire dove si potrà andare. Oggi è stato brutto giocare in uno stadio vuoto per la protesta un po' dei tifosi, lei che ha da dire in merito a questa decisione? Se mi consentite la battuta, eravamo già abituati, perché ne abbiamo fatte 4 in campionato, e quindi qualche centinaio in più è sicuramente un aspetto positivo oggi.